Teste intesa cordiale tra Francia e Gran Bretagna, dopo il gelo della Brexit il re Carlo III di Inghilterra è arrivato a Parigi per uno stato attesa 3 giorni. Con l'obiettivo rafforzare l'amicizia franco-britannica. Dopo le tensioni relative in Brexit. Via Maestà, benvenuto, scrisse il presidente e il padrone di casa. Emmanuel Macron, all'arrivo nella Lumière Ville del sovereign britannico insieme a sua moglie Camilla. L'aereo Corona, un Airbus A321 decorato con i colori del Jack Union. È atterrato intorno alle 1400 all'aeroporto di Orly, nel sud di Parigi. La regina scese dall'aereo vestita completamente in rosa e aveva qualche difficoltà a mantenere il cappello gonna di fronte alle forti raffiche di vento. La coppia reale ha continuato il viaggio a bordo di una Bentley o l'arco di Trionfolla Milite sconosciuta, che è stata seguita da una solenne sfilata lungo la Avenue des Champs-Élysées. Sui social network, il bacio ha considerato pochissimo protocollo dato a Camilla da Brigitte Macron, che secondo le regole di condotta con la royalty non è consentito. Durante il giorno, i puristi hanno anche notato che la premier dame non aveva nemmeno l'arco prescritto alla regina Camilla. Con l'arco napoleonico i due capi stato ascoltavano gli inni. Dio salva il re la Marsigliese. Si affrettò a salutare la folla dal tetto di apertura un Citroen DS7. Mentre era in cielo capitale i jet rossi blu sfrecciati colori comuni ai due paesi della Patrouille de France delle frecce rosse. La Royal Acrobatic Team Air Force. La presidenziale Citroën fu scortata da 136 cavalli guardia repubblicana fino al Palazzo Eliseo per una prima intervista bilaterale tra Macron e il re di Inghilterra. La sera, l'attesa cena gala nei mirrori di galleria degli del Palazzo Reale Versailles. Una forma di omaggio alla regina Elisabetta II. Che Castello del Solo Re fu invitato a fare colazione nel 1957 e poi tornò 1972. Il 19esimo sovrano era sensibile all'idea di camminare sui gradini della madre. Spiegata a Elise, nell'insughi Versailles, la cantante di Rolling Stones, Mick Jagger, gli attori Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg ed Emma Mackey. La scrittrice Ken Follett, l'ex allenatore Arsène Wenger. Menù Blue Lobster. Chicken of Bresse e Pink Macaron. Tutti preparati da chef stellari e serviti in preziosa porcellana Sèvres, simbolo dell'art de vivre. Al francese. Lo scorso marzo, la visita all'estero Carlo e Camilla è stata cancellata all'ultimo minuto. A causa delle proteste di ripetizione contro la riforma delle pensioni Macron. 6 mesi dopo, sotto i cieli del Republic la situazione sembra più pacifica e l'Eliseo spera che questa visita può aiutare a rafforzare le relazioni con Londra. Quasi 120 anni dopo l'entusiasmo amichevole tra i due paesi, che sarà celebrato ad aprile. La visita arriva in un momento rilancio dei legami tra il Regno Unito e la Francia. Garantiscono fonti presidenziali francesi, ricordando che durante una riunione lo scorso marzo, Macron e il primo ministro